Prima di tutto vorrei ringraziare in modo particolare la compagnia Liria che ha deciso di collaborare con me per la presentazione di questo spettacolo. Questo progetto infatti mi vede come unico elemento prima e durante la scena, quindi si caratterizza di una sua forte specificità e credo sia proprio questo l'elemento caratterizzante della filosofia di questo progetto. Che vive quindi appunto di una sua forte caratterizzazione. Sto cercando di sviluppare e di seguire una proposta di comunicazione che viva il più possibile appieno nella possibilità di essere personale. È una possibilità che io do a me stessa durante tutto lo spettacolo, ma è la stessa possibilità che vorrei incentivare in ogni spettatore. Lo spettacolo nasce in un momento molto particolare della mia vita personale, un momento particolarmente felice della mia vita. In breve tempo il mio presente cambiò radicalmente e questo profondo cambiamento fece nascere in me la necessità di una nuova visione del passato, quindi di passare attraverso una vera e propria rilettura di quello che fu un lungo periodo di vita. È una necessità che si avvicina molto al bisogno di chiusura, di dare delle conclusioni, in un certo senso quindi di scrivere il capitolo finale di un racconto che forse avevo già fatto durare troppo a lungo. Ciò che devo ancora chiarire e sviluppare per poter chiudere questo percorso è proprio quello che sarà il mio rapporto con questo passato, quindi in un certo senso quello che sarà il rapporto del mio futuro con il mio passato. Forse tutto questo si potrà evolvere solo in una speranza, in una previsione, ma le intenzioni di queste sono già molto chiare e decise. Sto cercando quindi il lieto fine per questo lavoro. Vorrei che fosse anche un mezzo per poterlo raggiungere nella vita di tutti i giorni.